È una breve conversazione. Devi spostarti da lì davanti, però. Sì, dopo mi sposto. Ah, per lui, perché non vedo. No, ma perché no? Perché copri quello che stai facendo. Sì, ma infatti. L'oggetto di questa sera è una conversazione sullo statuto del comune e il regolamento applicativo. Perché? Perché lo statuto del comune è stato aggiornato quest'anno e ha inserito all'interno dello statuto, quindi dell'impianto principale che ispira l'azione dell'amministratore comunale, alcuni principi della democrazia partecipativa. Dopo aver votato a maggioranza questi principi, che hanno avuto un'elaborazione e naturalmente una discussione abbastanza profonda nell'ambito del Consiglio, il Consiglio stesso ha successivamente approvato quello che si chiama il regolamento applicativo di questi principi. Il regolamento applicativo è particolarmente importante perché contiene alcuni strumenti tipici della democrazia partecipativa, cioè della possibilità che viene affidata ai cittadini di utilizzare questi strumenti per proporre all'amministrazione comunale o contestare all'amministrazione comunale delibere o processi di sviluppo in corso che non sono stati sufficientemente comunicati. Quindi l'oggetto della conversazione di questa sera sarà molto breve perché preferiamo aprire un dibattito sull'uso degli strumenti. Io introduco adesso, vi faccio vedere alcune cose che delle slide con le quali sono stati fatti dei convegni per stimolare la cittadinanza all'uso della democrazia partecipativa. Dopodiché Mario e Emanuela vi spiegheranno nel modo più dettagliato l'uso di questi strumenti che sono previsti nel regolamento applicativo, che ha tanti difetti ma anche tanti pregi, cioè per la prima volta ci sono indicati degli strumenti applicativi della democrazia partecipativa. Io per parlare di democrazia partecipativa vi risparmio tutto il dibattito che nell'Ottocento ma anche nel Novecento c'è stato intorno a questa problematica, democrazia partecipativa, rappresentativa, non diretta, assolutistica, eccetera. Sono riempiti i libri, se volete poi vi faccio vedere anche un elenco di volumi, di testi, dove si parla in modo esplicito e particolare della democrazia partecipativa. Quindi vi risparmio questo ed entro subito nel merito di alcune questioni. Esequio mio. Sì, se quel comunque la bisogna che li trovi partecipato, c'erano più di 200 persone. E è partecipato anche il sindaco che si è preso un po' di legnate evidentemente, no? Su questo argomento, cioè sulla democrazia partecipativa. Allora, molto didatticamente, che cos'è la democrazia partecipativa? È un processo, la dice lunga perché insomma. È un'attività complessa, un processo, che attraverso assemblee, incontri, riunioni di carattere pubblico prevede il coinvolgimento diretto delle persone nelle decisioni del governo del territorio. Questo è sintetico, dopo in molti testi troverete anche altre definizioni, però questa è quella più vera, insomma. La democrazia partecipativa non è una democrazia rappresentativa, perché prevede il coinvolgimento diretto dei cittadini nelle decisioni del governo della città e del territorio. Ed è una cosa molto difficile da fare, che ha implicazioni di carattere sociale, di carattere culturale, di carattere economico. Perché noi parliamo di democrazia partecipativa? Perché è ormai una cosa risaputa, il fenomeno Grillo è proprio questo, cioè è che cosa? La risposta a una democrazia rappresentativa che è basata sul sistema partitico, in quanto unico portavoce dei cittadini e sul voto come unico momento attivo. Questi due elementi hanno mostrato che cosa? Una serie di limiti che sono sulla evidenti a tutti quanti. Il Grillo ha preso il 25%, adesso prenderà un po' meno,
però c'è anche un 30% di astensione al voto. Allora, perché? Qui è scritto in modo molto chiaro, insomma, c'è un'eccessiva concentrazione del potere decisionale negli esecutivi, lo svuotamento dei partiti e una sorta di professionalizzazione della politica, cioè le persone che sono da 30 anni nella politica sono diventati dei professionisti della politica. A livello locale c'è anche incapacità di arginare la pressione esercitata dagli interessi speculativi sulla città. Benetton, per esempio, è uno degli esempi. Le grandi navi, no? MSC, la crociera, eccetera. Quindi, e non sono gli unici, evidentemente, che premono sul nostro territorio per fare investimenti di carattere speculativo, a prescindere dalla fragilità del nostro territorio e dalla storia del nostro territorio. Andiamo avanti perché io mi devo prendere poco tempo. Naturalmente la democrazia partecipativa ha bisogno di che cosa? Di stimolare la partecipazione dei cittadini. I cittadini partecipano in certi momenti, in certi altri sono totalmente assenti, complice evidentemente la cultura, complice i mass media che disorientano e orientano la pubblica opinione in tutt'altre faccende. Anche quando noi parliamo, facciamo il classico esempio di quello che è successo nel Canal Grande con la morte di quel turista, povero Cristo, tedesco, no? Allora qui i tassisti, i trasportatori hanno cominciato a partecipare, cioè si sono coalizzati, hanno voluto esprimere le loro esigenze che non erano state ascoltate in fase di formulazione dei 26 punti emessi dall'assessore ai trasporti. Quindi il desiderio di partecipazione e quindi la necessità di occuparsi delle problematiche, almeno quello più importante, della città è uno degli elementi determinanti della democrazia partecipativa. Naturalmente per partecipare occorre avere luoghi di confronto, dove si possono incontrare i cittadini, avere temi specifici, ripeto, come prima, insomma, il problema dell'arsenale potrebbe essere un tema specifico, eh? Cioè che cosa facciamo in futuro, nei prossimi 30 anni, di questo spazio che è stato ridato alla città. Ecco, e quindi bisogna poi creare le condizioni affinché i cittadini possano davvero avere voce quando noi li coinvolgiamo, perché noi non dobbiamo stare attenti, la democrazia rappresentativa non è, come taluno pensa, il sindaco in prima persona, ti faccio una conferenza, ti comunico e ti informo che ho fatto ste robe, poi tu ti faccio parlare, ti faccio dire qualcosa e poi tutti a casa, no? La democrazia partecipativa è un'altra cosa, se tu coinvolgi i cittadini su problemi che riguardano il territorio, la città in cui vivono, funzione diretta al governo locale da parte dei cittadini. Naturalmente ha origini statunitensi, ha avuto un notevole sviluppo negli ultimi 15 anni sia negli Stati Uniti ma recentemente anche in Europa e anche in Italia. Qualcuno di voi magari mi farà la domanda, va bene, e in Italia? Ecco, in Italia, contrariamente a quanto se ne sa, perché non se ne parla molto, anzi se ne parla molto poco, la democrazia partecipativa ha avuto esempi, almeno negli ultimi 20 anni, estremamente interessanti e edificanti, che se magari poi parlandone. Allora, come si attua il town meeting? È un'assemblea cittadina che si fa una volta all'anno, per esempio. Uno degli oggetti che si discutono in queste riunioni è quello, per esempio, del bilancio del territorio. Questa riunione non è che duri 2 minuti, 1 ora, 2 ore, no, è una riunione che coinvolge tutti i cittadini, dura parecchi giorni, perché si discutono tutti i temi che riguardano il bilancio di un territorio, e dall'analisi e dalle proposte, no, ne esce un quadro di bilancio diverso da quello che pensa in genere
l'amministrazione, nel caso specifico la giunta comunale. C'è un modello francese, il dibattito pubblico, le débat public, che tra l'altro, penso che voi ricordiate, ne parlava il Sole 24 Ore qualche mese fa, anche in Italia per legge è stato definito il dibattito pubblico per l'analisi e la definizione delle opere, delle grandi opere. Quindi la TAV, per esempio, dovrebbe essere oggetto di un dibattito pubblico che ha bisogno di una sua organizzazione evidentemente molto precisa, perché tutti quelli che vengono chiamati gli stakeholder, progettisti interessati del territorio, gruppi di pressione, cittadini, eccetera eccetera. Quindi questa è per legge anche in Italia, è già previsto. Va bene, adesso andiamo avanti. I bilanci partecipativi. Ecco, una delle modalità attraverso le quali la democrazia partecipativa è stata resa talmente evidente è l'analisi e la definizione dei bilanci. Come trovate scritto nella slide, questa cosa è cominciata nel 1989 a Porto Alegre in Brasile e da lì è partita in tutto il mondo, evidentemente con una certa gradualità anche in Italia, è l'analisi del bilancio. Cioè il processo del bilancio partecipativo inizia ogni anno in autunno e si conclude in primavera, cosa che noi abbiamo tentato di fare anche qui a Venezia, per la verità, trovando sì, una falsa disponibilità da parte dell'amministrazione comunale. E ora, l'analisi del bilancio dell'amministrazione comunale avrebbe un'estrema importanza se fosse fatto secondo la metodologia e l'approccio della democrazia partecipativa, perché coinvolge tutti i cittadini, nel nostro caso attraverso anche le municipalità, e è possibile definire quali sono gli oggetti e quindi conseguentemente le spese che ogni area del territorio evidenzia in quanto critica per la vitalità del territorio stesso, la conservazione o lo sviluppo del territorio stesso. Altri modelli, vabbè, ci sono altri modelli, questi qui, dopo ne parla Mario, dopo. Invece quello che mi interessa evidenziare è sostanzialmente questo, l'utilizzo, cioè l'approccio della democrazia partecipativa e i suoi metodi, gli strumenti, eccetera, ha dei vantaggi. Questo lo sostengono tutti coloro, io compreso, che portano avanti questo discorso della democrazia partecipativa. Allora, intanto è evidente che se io coinvolgo i cittadini, le decisioni che ne scaturiscono sono decisioni sicuramente condivise, che poi siano migliori, non ci sono dubbi, perché accontentano tutti i partecipanti. Accrescono la cultura civica, questo è importante perché da qualche tempo a questa parte la cultura civica è estremamente diminuita, voglio dire ce n'è poca. Aumento anche la responsabilità dei cittadini, una volta che io l'ho coinvolti e ho ascoltato e condiviso le loro idee, loro si sentono più responsabili. La democrazia partecipativa mi consente di gestire costruttivamente i conflitti sociali, e questo non è cosa da poco. Sviluppano il senso di comunità, creano spazio pubblico e soprattutto saperi diffusi, perché vedete, vi faccio un esempio banale, fare una pista ciclabile è una stupidaggine, un tecnico dell'amministrazione comunale la progetta, ecco. In realtà non è così semplice, perché se io parlo con il cittadino che utilizza la pista ciclabile, scopro di aver fatto degli errori, di non aver considerato delle attese, delle esigenze del mio territorio. Vi parlo di questo perché noi abbiamo fatto, proprio come coordinamento Io Decido, un'iniziativa a Lido sulla mobilità. E venivano i cittadini a parlare, dicevano: ma lui come ci fa la pista ciclabile se qui davanti c'è un cartello, qui davanti c'è un cassonetto? Ecco, questi qui non avevano minimamente fatto il giro
del territorio per vedere quali erano effettivamente gli impedimenti. Pensavano di sapere tutto, in realtà oggi il problema della conoscenza è un problema di diffuso, cioè in tutto il territorio non ci sono persone che sono depositarie di un unico sapere. Poi un altro elemento di vantaggio è quello di riappropriarsi della politica, e Dio sa quanto ne abbiamo bisogno. E la pubblica amministrazione ne esce più legittimata. Questi sono dei vantaggi che scaturiscono dall'adozione di queste pratiche di democrazia partecipativa. Naturalmente c'è stata anche una sviolinata alle donne, che siamo d'accordo, perché insomma c'erano tantissime donne a questo convegno. Questa l'abbiamo fatta noi, questa diapositiva, non me ne sono accorta, io odio le diapositive di genere. Ah vabbè, ma insomma è giusto parlare anche no, di è donne, giusto un dai. Porno, perché ma si fa quarto, non abbiamo bisogno di queste diapositive di genere. Allora andiamo avanti rapidamente, dai. Allora, il discorso della democrazia partecipativa viene da lontano, voi adesso non leggete perché verde su, nell'87 l'agenda 21, nel 94 la carta di Auburn, poi cosa ho fatto qua, esatto, avanti, nel 98 la convenzione di Aarhus, e sempre nel 98 a Barcellona 40 città europee, tra cui Venezia, hanno sottoscritto la Carta Europea dei Diritti dell'Uomo nelle Città, accolta poi da oltre 300 amministrazioni comunali. Questa carta stabilisce il diritto a uno sviluppo urbanistico armonioso tra habitat, servizi e verde pubblico. Quindi vedete che insomma sono state fatte delle cose che non conosciamo. Poi nel 2005 la convenzione siglata a Faro che cosa dice? Considera il patrimonio culturale non solo i monumenti, ma anche i luoghi di aggregazione sociale come patrimonio dell'umanità, in sostanza. E difatti qui a Venezia c'è un'associazione che si chiama Faro, che fa delle cose, delle passeggiate estremamente interessanti per conoscere il territorio e per cercare di valorizzarne gli aspetti. In Francia vanno forti su questo. L'ultimo elemento è questo: nel 2011 la Unione Europea ha emesso un regolamento riguardante l'iniziativa dei cittadini. Ecco, allora questo è sempre dentro l'argomento della partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica. Ok? Io con questo termini generali. E da alcuni tentativi di cose che abbiamo fatto al Lido, a San Giobbe, il comune della Reda, insomma si sta creando qualche attenzione a questa cosa, però pensavamo che sarebbe stato simpatico, visto che si discuteva dello statuto del comune di Venezia, fare introdurre quelli che si chiamano gli istituti della democrazia partecipativa all'interno dell'insieme di regole, cioè lo statuto che un comune si dà, in questo caso il comune di Venezia. Abbiamo fatto una serie di proposte, siamo andati a discutere nella commissione che si occupava, voi sapete che i lavori di consiglio comunale sono preparati dalle commissioni. Dunque, no, ti lascio il posto Mario. Gli eletti della democrazia rappresentativa, che questi istituti di democrazia partecipativa non sostituiscono, cioè non sono i soviet che li mandano a casa, sono semplicemente un meccanismo per far sì che i cittadini possano, come nei modi che prima vi ha spiegato Gilberto, partecipare, dire la loro, essere presi in considerazione, portare le loro proposte, le loro idee, i loro saperi, e alla fine sono sempre loro, cioè è sempre il consiglio comunale o la giunta, cioè sono sempre la democrazia rappresentativa non è messa in discussione dalla democrazia partecipativa, è aiutata. Se proviamo le cose andiamo rapidamente. Rilevavamo che questa questione dell'inserimento di questi istituti nello statuto e nel fare, sia pure un anno dopo, un regolamento per applicarli fosse una cosa innovativa, non tutte le città in Italia hanno questa cosa. Attraverso questi istituti l'amministrazione intende coinvolgere i cittadini nella costruzione delle decisioni e soprattutto non è che fa quello che gli dicono, ma quando decide, secondo le indicazioni che vengono da queste riunioni o diversamente, deve dar conto di aver assunto o rigettato queste proposte.
Quindi non è la sostituzione, come dicevo prima, della democrazia rappresentativa, ma un aiuto, diciamo così, un modo di riqualificare la politica, di non farla sentire come una cosa lontana e spesso sporca, perché sappiamo quali sono le... Posso fare una domanda? Sì. Chi sono i cittadini rispetto a questo problema? I cittadini sono tutti gli abitanti... Allora... Il singolo? No, sono... cioè una delle cose che abbiamo ottenuto... Non girarti, puoi parlare, ti sento lo stesso. Sì, sì, no, è quello di definire chi sono, come si chiamano i... I cosiddetti si chiamano proprio titolari del diritto di partecipazione, sono tutti i residenti, compresi i giovani sopra i 16 anni, e tutti quelli che hanno a che fare con la città in modo documentabile e certificabile, cioè che lavorano qui, che studiano qui, e ci sono delle regole per definire questi albi di persone che, essendo inseriti in una città, hanno il diritto di partecipare alle loro decisioni, vedremo poi come. Diciamo che vabbè, il principio che noi avevamo, perché questo percorso è iniziato quando il Comune di Venezia ha iniziato a ridiscutere lo statuto facendo delle piccole modifiche allo statuto per degli adeguamenti normativi, togliere circoscrizioni, sostituirle con municipalità. Allora, noi avendo saputo di questa cosa abbiamo detto: ma perché non cogliete questa occasione per inserire dei principi di partecipazione in un modo un pochino più organico? E uno dei principi che abbiamo cercato di affermare era che la partecipazione deve essere il più possibile inclusiva. Poi nell'ambito della discussione in Consiglio Comunale loro hanno messo dei vincoli, tipo che i residenti, cioè che gli stranieri devono essere residenti da almeno 3 anni, insomma quello lì è venuto fuori dalla discussione tra le varie parti politiche. Però il principio che noi ci interessava di affermare era che non sono solo chi è elettore, ma anche chi per un qualche motivo è interessato a quello che succede nella città. Quindi se una cosa per esempio riguarda il trasporto, è chiaro che anche gli studenti pendolari sono interessati da questo problema. Infatti la cosa fondamentale era poi, oltre che promuovere la partecipazione definendo che cos'è in questo, vedremo poi come con gli istituti, collegarlo agli organi del comune, cioè non deve essere una cosa fatta a lato, ma e quindi qualche giorno fa per esempio abbiamo chiesto un incontro, abbiamo incontrato la segreteria generale che ci ha detto come stanno, perché in realtà dovevano, secondo la delibera di giunta entro 3 mesi che sono scaduti a settembre, mettere in piedi l'ufficio comunale per la partecipazione e il sito web che consente di gestire tutti questi processi. Sono molto in ritardo, ci hanno detto che stanno inserendo la cosa nella riformulazione generale della pianta organica e della struttura comunale, quindi va per le lunghe per questo, però dovrebbe essere, come dire, sono agli ultimi incontri con i sindacati e sembra che la cosa vada in carico agli affari generali come assessorato che è responsabile, mentre la segreteria generale dovrebbe fare la verifica della congruità, insomma. Quindi affari generali e segreteria generale sono per noi e per i cittadini il punto fondamentale a cui fare riferimento. Però tutte queste cose dovrebbero organizzare dei referenti, dei collegamenti, una capacità di lavorare insieme dei vari dipartimenti, dei vari assessorati, dei vari uffici. Cioè, perché anche per superare il fatto che quando un cittadino ha questa esperienza di ognuno di noi, e io potrei citare la mia di oggi, ma non lo faccio per non allungare, parla con un ufficio e non si sa mai se questo ha parlato con l'altro per risolvere il problema, che è il problema del cittadino e non un problema che il singolo ufficio parcellizza. Vabbè. Detto questo, noi abbiamo proposto anche, per esempio in città abbiamo lo IUAV che ha una specifica attenzione alla democrazia partecipativa, fa un corso di perfezionamento, con la professoressa Padovani abbiamo detto al comune: andate là, chiedete di avere per i vostri cosi, una volta avete definito che gli affari generali hanno una cosa, che la segreteria controlla, che in ogni punto del comune c'è qualcuno che è responsabile, fate un corso di formazione che insegni un po' le cose che noi gli accenniamo e vi diciamo qua, ma che qualcuno gli spiega meglio come si fa, di saper fare, e soprattutto li faccia collegare tra di loro. Detto questo, il punto di qualificanti sempre e soprattutto è che appunto dire qual è il risultato di questi processi e che l'amministrazione dia atto delle sue decisioni rispetto ai processi, facilitare l'uso di spazi, allargamento appunto, come abbiamo visto, dei confini, dei aventi diritto di partecipazione,
e poi ne parleremo, soprattutto l'introduzione di istituti come l'istruttoria partecipata e la delibera di iniziativa popolare, così come per esempio l'abbassamento del quorum del referendum e le cose che avete lì sotto. Ecco, diciamo che qua in celeste abbiamo messo alcune cose che non ci piacciono, per esempio riteniamo che sia molto faraginosa la raccolta delle firme, su cui non entreremo nel merito, poi vi lasciamo sia le slide che potete vedere, sia che spiegano un po' più sommariamente, sia i testi, le cose, ma diventa un casino, perché noi abbiamo proposto, come si fa da qualche parte, che un cittadino potesse assumere su di sé gli onori e gli oneri, cioè le responsabilità di fare da certificatore e poi ne rispondesse, quindi con una serie di meccanismi di controllo in cui fa quello che fa il segretario comunale o come dire, quando si raccolgono l'autentificatore, non c'è passato, detto, sì, si poteva, insomma, però ci sono delle cose da cambiare, questa è una delle fondamentali, perché se bisogna fare un diventare matti per raccogliere le firme poi diventa molto difficile, però sì, questi sono i contenuti generali del regolamento. Creare questi strumenti, definire questi elenchi aggiuntivi in cui possono entrare anche non solo i residenti ma quelli sopra i 16 anni, ma anche gli stranieri e quelli che interagiscono e hanno un rapporto verificabile con la città, e poi definire questo ufficio comunale, questa testa comunale che gestisce i... Vabbè, qui ci sono una serie di cose, io ho messo, per non farla lunga, vi lasciamo poi le cose, l'istanza è la cosa quando uno chiede, la petizione quando uno chiede gli deve essere risposto, mi fermerei, no? Cosa dici? Sì, sulla delibera. Più sulla delibera e poi soprattutto sull'istruttoria partecipata, che ci pare la cosa più interessante, e che poi una volta definita questa bella architettura del sistema dovremmo cominciare a praticare, cioè sull'arsenale o su un'altra cosa, come è stato Lido sul buco o su una serie di altre cose, piccole o grandi, mettere, cioè, ripeto, a noi paiono imperfette queste cose, non solo per le firme, per tutta una serie di altre cose, però se li proviamo, vediamo cosa non va e come diremo alla fine, per le prossime lezioni cerchiamo di chiedere che ci vada un cambiamento di questo tipo, che allarghi questa cosa, pur senza togliere agli eletti il loro ruolo, no? Però se non le proviamo, no. Allora, voi... un po' della delibera, così. Sì, allora, in pratica la delibera d'iniziativa popolare è quello che nella nostra Costituzione è l'equivalente della richiesta di la proposta di legge di iniziativa popolare, con la differenza che abbiamo cercato di introdurre nel regolamento, e abbiamo in questo caso avuto un accoglimento, con dei tempi certi per l'esame della delibera e per la discussione in consiglio, perché voi sapete che le proposte di legge di iniziativa popolare non vengono mai discusse, perché non hanno nessuna tempistica di discussione, vengono messe nel cassetto e il Parlamento non le tira mai fuori, no? E nel regolamento è stato previste due fasi. Diciamo, c'è una prima fase dove la proposta viene presentata e c'è una verifica di congruità tecnica, diciamo, della proposta di legge, in modo, proposta di legge, proposta di delibera, perché stiamo parlando di cose. Cambia che in 5 mesi, se voi vedete, si passa dal momento in cui uno gli viene in mente di fare una cosa al momento in cui gli viene garantito. E poi, se poi non lo è, bisognerà muoversi di conseguenza, però la legge dice che viene garantito che il comune si esprima sulla proposta di questo gruppo di cittadini. Domanda. La delibera di iniziativa popolare è su qualsiasi argomento? Ah, ecco, questa è la domanda che farei io. Ecco. Ovviamente sono... Su materie di competenza del Consiglio o di Giunta? Mi sembra che sia questa la dicitura che hanno messo. Non è sufficiente. Mi sembra. Per esempio sul bilancio? Appunto. Sul bilancio credo che non è esclusa. Dove è scritto? Aspetta che. E qua ci vorrebbe un po' di luce, perché ci vuole il testo. Su tutte le materie degli enti locali, di competenza degli enti locali, penso. Non è sufficiente, no? Cosa dite? Facciamo prima, terminiamo prima. Guarda.
Buonasera. Modo di chiederlo, poi noi per farla rientrare all'interno di... Allora aspetta, leggo un attimo il testo del statuto. Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare sono proposte formulate dai titolari dei diritti di partecipazione su materie di competenza comunale, purché corrispondenti ai requisiti formali richiesti. La verifica dei requisiti formali e sostanziali della proposta è devoluta al segretario generale. Successivamente i promotori devono raccogliere a corredo della proposta almeno 2.000 firme entro il termine di 4 mesi. Già c'è un'incongruità con il regolamento. Vabbè. Nelle materie di competenza, le istanze, le petizioni e le proposte di delibera che abbiano rilevanza limitata ad una municipalità vanno anche indirizzate e sono comunque trasmesse al Presidente del Consiglio di Municipalità. Questo è tutto il testo sulle delibere. Scusa, le due righe ultime, per esempio. Nelle materie di competenza, le istanze, le petizioni e le proposte di delibera che abbiano rilevanza limitata ad una municipalità vanno anche indirizzate e sono comunque trasmesse al Presidente del Consiglio di Municipalità. Certo, il problema della via Orlanda, tanto per citare. La puoi presentare al Comune, ma la presenti anche alla municipalità relativa, insomma. Però, non competenza. Ci parla del bilancio. Sul bilancio noi abbiamo tentato... Beto, abbiamo fatto un paio di incontri con Simeonato che poi insomma, vabbè, però in realtà si potrebbe fare meglio se fosse sostenuta, ma in altri comuni, io ho avuto modo di lavorare perché mi occupo di rifiuti ed è un grande coso di rifiuti nei comuni capannori, che oltre a fare delle eccellenti politiche di gestione dei rifiuti ha anche un assessorato sulla partecipazione, sulla democrazia partecipativa, che per esempio sul bilancio ha preso, e questa è una oltre a discuterlo per intero, ha detto ci sono tot soldi per i lavori pubblici da spendere in questo anno 2013, istruiamo, sono 40 frazioni, 40 località, una cosa che riesce a sentire prima con dei delegati, poi tutti insieme mettere a punto la scelta tra alcune cose, e alla fine in questo modo hanno scelto gli interventi di opere di lavori pubblici da fare per l'anno 2013 per il comune di Capannori, con un meccanismo di democrazia partecipativa. Siamo in Toscana, c'è una legge, ci sono condizioni, però voglio dire, si possono fare dal punto di vista della regolarità normativa, queste cose si possono fare. Il fatto che la dottoressa Carcò, segretaria generale del Comune di Venezia, abbia detto che sì, no, questo sì, questo no, perché io voglio garantire che comunque le cose che si fanno in questa direzione siano regolari e possano essere fatte, come dire, ci conforta e ci fa capire che è possibile farle. Quindi questo... Sì, Mario, scusami. Abbiamo trovato, tanto leggendo, questa incongruenza, perché lo statuto dice 40 e il regolamento 90, ma comunque 120, 4 mesi e il regolamento. Scusa, ma nel 1972-73 fino al 1985 il Comune di Venezia ha usato il metodo della manutenzione sui lavori pubblici, si parlava di questo in questo caso, della manutenzione programmata. Quindi veniva steso un elenco di opere da fare in manutenzione programmata che veniva discusso, modificato, integrato attraverso i consigli di quartiere. I consigli di quartiere discutevano la cosa non solo nell'ambito del consiglio proprio, ma con i cittadini. Questo se ne è fatto per 15-20 anni. Ecco, allora questo mi dà il là per poter passare all'istruttoria partecipata che dimostra la differenza tra quello che si faceva là, che è una... Qui. Lo si fa insieme, la decisione non è già scritta ed è semplicemente ratificata, ma viene costruita nel corso del processo. In generale questa è la caratteristica di un processo di democrazia partecipativa, l'essere la decisione costruita nel corso del processo e con il contributo di quelli che partecipano al processo. Non hanno tutti un ruolo uguale, perché ripeto, alla fine a decidere e a votare sono quelli della giunta o quelli del consiglio comunale, quindi è solo un contributo che però va raccolto in modo, come dire, definito e con gli strumenti di cui parlava Gilberto prima, town meeting, tutte quelle cose là. E ecco, per esempio, per quanto riguarda, questi sono gli articoli che parlano dell'istruttoria partecipata, si può fare sui procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale su proposte di deliberazione che devono essere esaminate dal Consiglio Comunale. Quindi si delimita e si precisa il campo. Chi la può richiedere? La stessa giunta, cioè non è che devono essere i cittadini andare lì. Certo, 2000 titolari del diritto di partecipazione raccogliendo le firme in un certo modo, viene normato bla bla,
possono chiedere che su un certo determinato provvedimento si faccia questo processo di iniziativa partecipata, ma la stessa giunta o un quarto dei consiglieri comunali possono richiedere che il procedimento sia di questo tipo. Questi punti sì. Sono quindi o il primo, il secondo, il terzo, non sono tutti insieme. No, o l'uno o l'altro. Sì. È la giunta completa? No, la giunta, beh, la giunta... Cioè, per esempio, fare un esempio concreto, a noi sembrerebbe simpatico, faccio un esempio concreto, a noi sembrerebbe simpatico che alcuni assessori che hanno competenza sul programma del Arsenale proponessero questo tipo di istruttoria per decidere su quei problemi di cui devono discutere perché sono di competenza del comune sull'uso del Arsenale. Se non lo faranno, probabilmente 2000 titolari del diritto di partecipazione potranno chiederlo, oppure un quarto dei consiglieri, cioè ci sono varie, la tastiera con varie possibilità. Scusa, io volevo chiederti una cosa, ma non si potrebbe, analizzando gli strumenti, procedere per via statistica? Come si fa una ricerca statistica? Cioè scegliere un campione, scegliere l'argomento e consultare il campione, dopodiché vedere i tabulati e vedere quali sono le risposte. Non lo so. Sì, questa è una forma di consultazione dell'amministrazione. Sì, perché i 2000 partecipanti... Anche questa c'è. Cioè nel regolamento hanno inserito, perché era prevista dallo statuto, la consultazione sì, in maniera molto generica. Ma una consultazione vincolante, cioè che in qualche modo entri però dei vincoli. Sì. Si potrebbe fare quello che hanno fatto, come dicevo prima, a Capanne, dove sono molte frazioni diverse, hanno fatto con un metodo campionario la definizione delle alternative, insomma, in cui sentendo la popolazione con alcuni suoi rappresentanti, qualificati, in qualche modo estratti con... Dopodiché la decisione l'hanno aperta a tutti, cioè hanno trovato dei luoghi dove fare queste cose. Sì, c'è una fase. Cioè ci sono fasi diverse, insomma, anche qua sono previste. Più chiaro, comunque adesso, non per completare quello che diceva Mario, ma se volete dopo io vi faccio vedere in questi ultimi 20 anni dove questo approccio e gli strumenti sono stati utilizzati in Italia. Vi dico solo una cosa. In Toscana, ma adesso in Umbria e anche in Puglia, in Toscana hanno fatto una legge regionale sulla partecipazione democratica. E tra l'altro questa legge è una legge a tempo, quindi è una novità assoluta nel panorama legislativo italiano. Cioè il Consiglio regionale toscano ha fatto questa legge sulla partecipazione democratica adesso, per la durata della legislazione regionale, dopodiché ha detto, e lo ha scritto nella legge, il nuovo Consiglio dovrà fare un atto politico di riconferma. L'hanno rinnovato. Appunto, ma stavo dicendo a queste persone quanto importante sia, no, questo problema, che è affrontato in modo diversamente, no? Sfaccettato nelle varie realtà. Recentemente l'Emilia Romagna, che pure ha una legge a cosa, ha messo dei soldi per fare dei bandi per chiedendo alle amministrazioni e a altri soggetti portatori di interessi su quali progetti che dovevano avere come caratteristica essere una decisione che alla fine prende il comune, la provincia o la comunità, cioè il decisore, no? La democrazia rappresentativa che decide come da norma di legge, ma nella costruzione di questo processo dovevano esserci dei percorsi di democrazia partecipativa che erano normati, e c'erano dei soldi con dei bandi per, cioè, voglio dire, perché queste cose in qualche modo, siccome vedete, per esempio, una cosa che noi abbiamo chiesto al comune nell'incontro anche abbiamo avuto l'altro giorno con la segreteria generale, e poi chiederemo quando verrà tutto questo ufficio comunale della partecipazione, bisogna che tutti questi processi, per essere veramente gestiti in modo partecipativo, devono avere dei facilitatori, cioè si fanno delle assemblee in cui le tecniche per raccogliere i pareri sono diverse. Noi quando abbiamo tentato di farlo con le nostre forze MISE e Lido, abbiamo, per esempio, un paio di anni fa sulla mobilità, abbiamo fatto la cosa di un'assemblea molto partecipata, ognuno diceva la sua, la Ruana prendeva appunti in modo straordinario, si mettevano dei bigliettini, si possono mettere i bigliettini, alla fine si fanno vedere tutti i bigliettini e si costruiscono quelle che ognuno parla un minuto, cioè si parla molto poco, e si mettono appunto le cose. Dopodiché questo avviene attraverso l'uso dei facilitatori. Allora abbiamo detto al comune, se non li hai, formali,
vai dallo IUR, fagli fare un corso in modo che poi alla volta il processo, l'assemblea partecipativa non è che si va là e nasce casin, perché ognuno tenta di dire la sua più volte, parla tanto, parla poco, ma ci sono delle regole e c'è chi le fa rispettare. All'esterno, per primo, per esempio su San Giobbe hanno dato un incarico a una cooperativa, a una società, non so, e questi avevano i loro cosi che fungevano, avevano questo ruolo, ma noi vorremmo che il comune se li creasse all'interno, perché noi andiamo a parlare non solo con i politici ma con la struttura tecnica. I politici passano, cambia giunta, una gli piace, l'altra no, a nessuna piace moltissimo, ma insomma un po' più, un po' meno, ma in ogni caso, mentre se è la struttura tecnica che si organizza per poter rispondere a una domanda di questo tipo, questa resta, questo era il senso della... No, anche poi il comune poi alla fine ha scelto di proprio prevedere nel regolamento che siano facilitatori interni per una questione di costi. Di costi. Ecco, comunque qui vedete un po' se c'è, quali sono i tempi di coso, come si utilizza lo spazio web. Ecco, per esempio la dottoressa Carcao ci ha detto che se abbiamo delle idee su come organizzare questo spazio web, naturalmente che spendano il meno possibile, abbiano il massimo di efficacia, che gliele suggeriamo. Quindi io l'ho anche scritto al nostro super esperto di coso, Tony Mola, ma non... Adesso dovremmo però dare delle indicazioni su come questi strumenti nell'ambito del nostro territorio possono essere utilizzati dai cittadini, perché questi sono strumenti a disposizione dei cittadini per fare delle azioni, e questo è il senso. Allora, c'è il discorso della delibera, ma c'è il discorso dell'istruttoria, c'è il discorso dell'istanza, eccetera. Cioè, ci sono altre cose, cioè i vari referendum che sono in qualche modo migliorati. Sì, adesso che parlano di referendum un'altra volta della separazione. Sì, quello lo fanno con lo statuto regionale, si basano sullo statuto regionale, non su quello comunale. Ho capito che si basano proprio. E quindi puoi prendere ovviamente i tuoi. Il referendum? No, beh. No, vabbè, insomma, sul referendum. Voglio darti qua per cortesia. Sì, questo è interessante, per non ammissibile. Dicevo prima, non ammissibile gli atti di elezione, nomine, personale, bilanci, tributi, sì. È quello che dicevo prima. Il referendum ve lo preso, vorrei ben vedere. No, diciamo, le materie del referendum non sono cambiate, sono rimaste quelle che erano previste nello statuto precedente, nella versione precedente dello statuto, quindi su tutte queste materie qua non erano ammissibili prima e non siamo riusciti a fargliele modificare, insomma. La differenza rispetto a prima, che c'è anche qua questo doppio passaggio, cioè invece di raccogliere tutte le firme in una volta, si raccolgono le prime 100 firme per poter dar diritto all'esame del quesito, poi se il quesito è regolare dal punto di vista formale si può procedere per raccogliere entro 90 giorni le 5.000 firme autenticate. Nel caso del referendum consultivo non c'è il quorum. Certo, però il risultato non è vincolante perché è un referendum consultivo. Certo. Naturalmente cioè, il 60% della popolazione va a votare, cioè, poi si devono anche prendere le loro responsabilità, però è così, insomma. E il referendum abrogativo, di diverso rispetto a prima, ha questa cosa sempre della doppia passaggio, però mantiene il numero di firme che c'erano prima, 10.000, è limitato in questo caso agli elettori, perché ha il quorum anche, il quorum è stato abbassato al 50% più uno delle precedenti elezioni amministrative. Invece è importante, se noi per esempio abbiamo sostenuto che i referendum dovrebbero essere senza necessità di quorum, perché questo è l'unico modo per cui ci sia un vero dibattito sulla questione, cioè ci sia chi è a favore che dica perché è a favore, e questo lo dice sempre, ma anche chi è contro, che si discuta, una maggioranza silenziosa, che non si vada sul facciamolo d'estate, andate al mare, la cosa passa in cavalleria. No, se è fatto con, cioè non su qualsiasi cosa ma su cose importanti, e l'unico modo per creare un vero dibattito è che tutti dicono a loro e spingono i loro interessi, non semplicemente facendolo fallire ma impegnandosi per il sì o per il no. E quindi volevamo, ecco, se non altro per questa questione siamo riusciti a ottenere che ci sia
un quorum più basso, cioè la metà più uno dei votanti alle ultime, quindi se si abbassa un po' la percentuale. Cioè può essere il 30%, sono stato 35%. Sì, sarebbe un 35% allo stato attuale più o meno. Vabbè, poi sono poi queste, appunto, queste cose qua sono una cosa promossa dall'amministrazione per conoscere i pareri dei cittadini, ecco, che è promossa dalla giunta. Ecco, il problema è che questi sono strumenti, il problema è la loro utilizzazione. La loro utilizzazione è un fatto squisitamente politico. Perché è un fatto politico? Perché se io devo utilizzare qualsiasi di questi strumenti, io devo mettere insieme delle persone che condividano l'area, no? Dove voglio fare la democrazia partecipativa, devono condividere le modalità e devono essere disposti a fare delle azioni. Allora, l'utilizzo di questi strumenti è già un risultato, il fatto che ci siano questi strumenti nell'ambito degli atti costitutivi dell'amministrazione comunale, del Comune di Venezia, è un risultato. Però ritorno ancora sul fatto che la democrazia partecipativa è prima di tutto un atto politico. Ci vuole qualcuno che la voglia fare. Dopodiché gli strumenti ce ne sono tanti da utilizzare. Abbiamo esempi numerosissimi in Italia di utilizzo della democrazia partecipativa. Non voglio chiamare l'attenzione su Firenze, no? Ma su Firenze, per esempio, l'utilizzo degli strumenti della democrazia partecipativa ha portato a realizzare delle iniziative bellissime, una molto famosa, che sono i 100 luoghi a Firenze, dopo una grande preparazione hanno scelto 100 luoghi di Firenze dove fare delle modifiche. Hanno chiamato a raccolta le persone, per un giorno intero sono state organizzate, sono state interpellate con strumenti adeguati per ottenere delle risposte su dei problemi di quel luogo. Naturalmente il problema non termina con questo, perché come dire, io cittadino vado lì, dico la mia, dico ah che bravo, questa qui è un'idea valida. Il problema è un altro, questa idea valida la devi mettere in atto, la devi realizzare e io devo avere la possibilità di controllarla. Posso fare un'osservazione su questo? Perché mi pare un tema molto rilevante, perché è il tema del rapporto fra democrazia partecipata e democrazia rappresentata. Certo. Cioè, voglio dire, i processi partecipativi nascono anche a partire da una crisi della democrazia rappresentativa. Mm-hmm. No? Abbiamo detto sì, sì. E qui voglio dire, alla fine, questo vorrebbe dire, lancio la provocazione, vorrebbe dire che in qualche modo per evitare che ci sia la casa matta della democrazia rappresentata che si chiude e lavora appunto soltanto di rimessa, soltanto quando è obbligata, costretta a usare questi strumenti, ci vorrebbe una rappresentanza della democrazia partecipativa dentro l'istituzione. Certo. Quindi in qualche modo il problema della rappresentanza si pone. Certo. Sì, però vorrei fare un esempio per capire. Allora adesso c'è un problema. Ma è una provocazione. No, io vorrei spiegarlo, non è che c'è il partitino della democrazia partecipativa, sarebbe il peggio invece, per esempio, abbiamo un problema, cioè, l'arsenale è un problema che in questa città, per esempio, l'arsenale vuol dire non l'arsenale ormai sta passato al comune in gran parte, no? Ci sono delle presenze che non si possono eliminare dovute a Venezia 9, però insomma c'è questo problema di aprirlo come aprirlo e da prendere una serie di decisioni, non so esattamente quali, però forse un'anderina che è andata a prendere. Però insomma, allora ci sono delle cose in cui bisogna agire, c'è una grande attenzione di molte associazioni, cioè i cittadini organizzati per fare che già da tempo fanno proposte e cose. Allora il problema è come arrivare a questa cosa. Allora ci sono due possibilità, o che il comune si dimostra intelligente, non ha paura di farsi spossessare delle decisioni perché poi è lui che le prende, ma decide che su alcune questioni, istruendole insieme ai cittadini, è meglio e quindi decide di darsi questo metodo per prendere alcune delle decisioni che vanno prese sull'arsenale. Oppure che i cittadini, cioè lì c'è, all'arsenale c'è un coordinamento, no?
Gilberto, credo, io non sono mai andato, ma Gilberto lo frequenta, l'Andreina ci lavora col comune, insomma, bisogna che qualcuno di questi faccia il passo. Certo. Cioè che qualcuno decida, chiede al comune se lo fai tu, lo facciamo noi, lo fanno i consiglieri, e poi alla fine sì, e se non lo fa nessuno si raccolgono queste 2000 firme, così si vede come funziona questa cosa. Perfetto. Perché tra l'altro ci sarà l'ufficio di coordinamento, tutte queste cose qua, lo IUE, ma poi alla fine la conclusione del nostro discorso, non per chiudere il dibattito, per dire quando dovevamo arrivare, è che comunque vorremmo per le prossime elezioni appunto porre questo tema al centro del dibattito politico, non perché vogliamo fare una lista per la democrazia partecipativa, ma perché vogliamo che tutti assumano degli impegni verificabili, ci sono verificabili, cioè che poi sia via web sia con assemblee si va a capire se quello che uno ha detto e promesso poi lo fa o non lo fa, e soprattutto se si impegna per fare le cose che si propone di fare, di coinvolgere i cittadini fin dove è possibile, nelle riforme in cui è possibile. Le forme in qualche modo ci sono in questo regolamento, in questo statuto, non funzioneranno molto probabilmente, ho già detto prima alcune cose, la difficoltà delle firme, anche le procedure, insomma, se non si provano, allora vorremmo che prima delle elezioni si provasse in modo da poter dare a noi e a tutti i cittadini, non al nostro ordinamento, a tutti quanti, la possibilità di fare delle proposte migliorative, e poi insieme porre questa questione al centro della prossima campagna elettorale, cioè che non è favorire un partito o un gruppo più vicino che dice di essere più vicino alla democrazia partecipativa uno o meno, ma mettere dei paletti che tutti si impegnano, se vogliono essere votati almeno da me o da noi, a rispettare. E non ci sembra sia un ricatto, ci sembra sia un modo per migliorare il rapporto che ogni eletto ha con i suoi elettori e con i cittadini, insomma. Poi alla Berlusconi. No, ma è difficile farglielo capire, ma nessuno gli cava qualcosa. Ah, certo, lasciami passare la battuta. Va bene. Avete discusso di problemi di natura tecnica amministrativa con la Segretaria Generale? Di che tipo? Allora, se si è detto all'inizio che tutto sarà in capo come struttura per le delibere di questa lavora e come la struttura fa generale. E che buio, non possiamo accendere. Vediamo dove arriva. Aperto il dibattito, scusami, dimmi Gino, poi una struttura a pari generali. Primo, materialmente l'atto, chi lo stende? L'istruttoria, chi la stende? Terzo, chi la presenta? E chi la presenta? La presentano i cittadini. Non è sufficiente. No, ammesso che cioè, abbiamo detto, no? un quarto dei consiglieri comunali, la giunta, in quel caso la presentano loro. Se no, i cittadini che si raccolgono. Come si chiamano i cittadini? A relazione di chi? Sono iscritti, sono titolari del diritto di partecipazione, cioè tutti i residenti più gli iscritti agli elenchi. Devono avere una struttura giuridica, quindi che li non è necessario. Spazio anche a qualche altra stupidaggine. No, va bene, aspetta che c'è. Nel caso del referendum. Io e te possiamo presentarla. Con le firme? Cinque cittadini che si costituiscono. Arriva l'ordine del giorno del Consiglio Comunale, c'è il testo che è scritto. Questo viene sottoscritto dal segretario generale che ne certifica la legittimità. Colato e reso coerente con eccetera. Dopodiché, così avete deciso. È scritto. No, la proposta di. Scusa, no, chiariamo. La proposta di. L'istruttoria partecipata la fa i presentatori, certo. Che sono questi che sono questi 2000 firmatari, no, mettiamo che siano i cittadini, sono 2000, cioè una serie di persone che si mettono giù, buttano giù la proposta, si raccolgono le 2000 firme, certo. La portano alla segretario generale. Il segretario generale fa una verifica solo di merito, non entra nella discussione, nel testo della poi la proposta deve essere adeguatamente motivata, c'è una piccola serie di cose che deve avere, poi dopodiché il testo chi lo scrive dell'atto deliberativo? Il proponente.
l'atto deliberativo dell'istruttoria che decide che si fa l'istruttoria partecipata è il consiglio comunale. No, il consiglio non fa nulla. Ma la scusa, però diciamo apriamo in modo che sia anche un franco comunale. Poi però alcune questioni magari più tecniche. La delibera che viene fuori, la delibera viene fuori dall'istruttoria partecipata. Certo, che io posso chiedere una delibera. Proporre una delibera. Facciamo il caso concreto, vogliamo chiedere di partecipare a una istruttoria partecipata sull'arsenale. Allora, dobbiamo motivare perché vogliamo, perché ne so, scriveremo perché l'arsenale è un luogo importante della città, una serie di motivazioni. Dopodiché questo passa in consiglio comunale per l'approvazione dell'istruttoria partecipata, ma la delibera su che cosa viene fatto all'arsenale si costruisce nel corso dell'istruttoria. Ho capito. Vabbè. Dopo Franco. Ah sì, io mi alzo per avere più luce. Sì. Allora io devo confessare un peccato originale. Sei l'unico che è come Padre Eterno. No, non è da Moreira. Il mio peccato originale è di aver assaggiato la vela della partecipazione per primo. Perché sono purtroppo quello che ha organizzato le prime assemblee universitarie a Padova nel 57-58, senza presentarmi come candidato, lo voglio sottolineare molto di preciso. Queste assemblee, come ognuno sa, hanno partorito tantissimi topolini e continuano a partorire topolini. Ora, ci sono dei problemi molto grossi sulla partecipazione. Il primo è il giuridico. Prendo un esempio di diritto internazionale. Il diritto internazionale, specialmente all'ONU, è un ordo ordinatus. Si chiama così perché dà ordine all'organizzazione dell'ONU, eccetera, dei paesi. Ma non è un ordo ordinans. Quindi, se uno vuol fare qualcosa di agire su un altro popolo, sulla nazione, eccetera, deve avere consensi generali e anche divieti. Allora, queste formulazioni giuridiche a me sembrano più un ordo ordinatus che un ordo ordinans. In sostanza sono prive di sanzione. Prive di sanzione. Sì. Qua c'è, mi segui con me, fra l'altro, un esperto di innovazione aziendale. Ma che l'innovazione sia aziendale o che sia istituzionale, ci sono sempre delle resistenze. Allora, come si prevede statutariamente di colpire le resistenze di eventuali, per carità solo eventuali, della santa burocrazia, dei partiti e delle lobby? È previsto qualcosa? Non mi pare. Un'altra cosa, il consiglio comunale, ho letto sullo schermo, può emendare la proposta. È perfetta. Emendare è una frase meravigliosa. Non so se più burocratese potrebbe essere, perché a questo punto con l'emendazione risulta cancellazione. Beh, ovvio, è l'organo che ha potere deliberante. Sì, dove saremo. Va bene, c'è qualche altra domanda? Vai Roberto. Dopo rispondiamo. A me pare già tanto quello che hanno fatto, anche se non sono ottimista, e mi sembra che sia anche emerso un altro punto fondamentale, che è il momento in cui si fa la partecipazione. Spesso la partecipazione fallisce per due motivi: uno perché si fa credere di essere disponibile alla partecipazione, ma di fatto non la si vuole, quindi ci si chiude nella casamatta di cui si parlava, e l'altro motivo è perché in realtà si arriva a fare la partecipazione quando le decisioni importanti sono già state prese, mi viene in mente il MOSE o qualsiasi altra cosa, no? Però questo può diventare uno strumento importante di presenza, è un seme
perché anche semplicemente garantendo la presenza di, per una delibera di un gruppo di cittadini proponenti, beh, si entra all'interno dei lavori della giunta, che è di per sé molto chiuso, e si possono introdurre degli elementi correttivi. Per esempio, in giunta nessun assessore ha il testo della delibera del collega, quindi si vota un po' con un criterio di scambio: io non voto contro la tua e tu non voti contro la mia e siamo tutti contenti, però nessuno di loro è a conoscenza del contenuto di quello che l'altra direzione sta... magari non mi riprendo. No. Però, voglio dire... Stai dicendo una cosa importante. No, ma questo vale tanto a livello politico, tanto poi a livello tecnico, quindi benissimo, i politici cambiano, i tecnici restano, però sono poteri piramidali, nulla di trasversale, quando sappiamo benissimo che una direzione, una decisione sulla pista ciclabile o su temi più importanti come l'arsenale non può che essere trasversale, perché non è dell'urbanistica, dei lavori pubblici, dei sociali, delle attività produttive, è un pezzo di città, è un progetto per la città. Quindi solo il seme di poter dire: bene, noi veniamo in giunta e vogliamo anche sentire, leggiamo la nostra e voi leggete la vostra, tanto per cominciare. Quindi un po' può scardinare un meccanismo perverso che ormai è chiuso da morire. Dopodiché ho i miei dubbi sul fatto che, non lo so, se queste delibere poi dovessero comportare un impegno di spesa, allora la questione si complica, ma ben venga iniziare. Ok, grazie. Io voglio dire un paio di cose un po', non critiche, ma un po' nello stile di questo posto qui, cioè noi qui cerchiamo di fare laboratorio, non soltanto presentazione, quindi proviamo anche a fare a volte delle, verificare quali sono i punti di rottura, no? di un percorso. Quindi direi che non c'è dubbio dell'importanza delle pratiche della democrazia partecipativa, cioè questo lo do per assodato, no? Come base del fatto che comunque questo costruisce un percorso positivo e alternativo rispetto alle crisi attuali di democrazia. Cioè questo direi, le cose che diceva anche Roberto adesso mi sembrano molto evidenti, no? Cioè lavorare sulla trasparenza, sull'assunzione di responsabilità, sulla tracciabilità delle decisioni, cioè tutto questo mi sembra di grande importanza. Vengo alle cose che mi convincono meno, cioè su cui mi piacerebbe discutere, e sono queste due. La prima è che mi sembra che dietro questo percorso ci sia un'idea che la persuasione vince. No? Se io convinco e faccio vedere che le cose in qualche modo hanno una loro pertinenza, una loro capacità di influenza, condizionamento di entrare in processi decisionali, e se la cittadinanza, il corpo dei cittadini questa cosa la vede, questa cosa assume rilevanza. Io mi chiedo, rispetto al tema persuasione, l'altro, diciamo, contraltare la persuasione sono gli interessi, no? Allora, persuasione versus interesse, come funziona? Perché è evidente che lì dentro c'è un tema di grande rilevanza. Per esempio, il problema è come si lavora contro l'interesse trasversale maggiore, cioè la riproduzione dei processi degli apparati burocratici. Perché la cosa che dicevi tu, Mario, prima di sì, formiamo i tecnici, perché quelli sono il punto di continuità rispetto ai cicli politici. Probabilmente uno dei problemi che abbiamo in questo paese è che abbiamo una burocrazia che sostanzialmente ha in mano moltissimi processi decisionali. Noi non vediamo questa cosa, non la vediamo più, e quindi fondamentalmente siamo deprivati di democrazia nel non vedere questa cosa qua, cioè non vedere quanto apparato di burocratico che riproduce se stesso c'è dietro. Quindi lì dentro mi chiedo, cioè il processo di democrazia partecipativa come fa a entrare e a uscire in qualche modo, a far sì che spariglia un po' le carte, no? Cioè veramente spariglia le carte, modifica gli assetti funzionali di interesse interno agli apparati. La seconda domanda invece ha a che fare più con un'analisi vista da sinistra, cioè non datemi del vetro marxista, ma insomma, io credo ancora che la società esprima degli interessi organizzati, no, che sono contrapposti, che rappresentano progetti anche di società diverse. Dietro questa cosa mi sembra che ci sia un'idea, che è un po' grillina se volete, no? Per essere molto espliciti, che comunque l'interesse cittadino è un interesse che prescinde da,
dall'interesse del produttore, dall'interesse del consumatore, dall'interesse delle diverse funzioni che invece... E che quindi la formazione dell'interesse generale via consenso, perché poi questa è l'idea, no? Cioè formare un processo consensuale che addirittura riesca a produrre qualcosa che ha un valore più alto della logica maggioranza-minoranza. Ditemi se mi sbaglio, però sì, mi pare che sia questo. Può applicare il metodo del confronto. Però la logica del consenso presuppone che ci sia, diciamo, una ricerca di un interesse generale che sta sopra gli interessi corporativi o particolari. Ecco, questi due temi, insomma, il tema da una parte del come persuasione e interesse dialogano e dall'altra poi la rappresentazione degli interessi sociali all'interno di un processo partecipato. Io volevo domandare una cosa che non ho capito bene, perché si parlava dell'importanza dei bilanci, dei controlli di bilanci, dei bilanci partecipativi, e poi mi è sfuggito un po' il passaggio che c'è stato, io ero un po' distratto. Non ho capito bene i limiti, le possibilità che ci sono di questi tipi di io volevo andare un po' sul concreto e vado al dettaglio. Quest'estate c'è stata una specie di, non lo so se si può chiamare così, processo partecipativo, cioè tantissimi cittadini, tanti, hanno partecipato anche con entusiasmo nel chiedere qualche cosa nell'area famosa del buco, lo conoscete tutti. Ecco, risposte ancora non ne abbiamo avute. Ma nell'ipotesi, cioè il sentiero della democrazia partecipativa è molto stretto secondo il mio punto di vista, lo vedo oppresso da una parte dall'amministrazione, dal potere che poi alla fine dice sì ma poi decido tutto io, e dall'altra ai cittadini. Se i cittadini, io forse parlo perché vivo in una piccola comunità per cui siamo sempre gli stessi, magari i 2000 si trovano in una città grande, altri 2000, ma i miei del Lido vedessero che il tempo che hanno volentieri speso nel fare le loro richieste e i loro entusiasmi anche in un certo senso, sono completamente delusi, perché poi c'è la furbata finale del sindaco che ha detto sì va bene fate e poi fa tutto quello che vuole, cioè perdiamo un'altra parte, cioè il sentiero si chiude, perché la guardo un po' dalla parte, non quella che avete contemplato voi, la guardo dall'altra parte. E cioè il cittadino si viene preso in giro, poi non lo so, 2000 firme si possono trovare ancora, ma 2000 ancora, io vivendo in una realtà piccola, io direi, io ho sentito persone che all'epoca del bilancio partecipativo avevano aderito con un certo entusiasmo, poi hanno detto basta, ma in più, si sono presi in giro, non ci hanno fatto niente, cioè c'è anche questo pericolo di perdere il consenso. Allora. Aspetta, ma c'è un dito, ha detto delle cose interessanti. No, scusami, dopo perché avevo 5 domande. Allora, lui ha detto che non c'è la sanzione, non c'è la sanzione, è vero? Ma c'è una sanzione. Quando tu non applichi il regolamento, no, c'è una sanzione politica, nel senso che chi è al governo è responsabile di applicare lo statuto e il regolamento. Gilberto mi sarà terrorizzato. No, non è terrorizzato. Stai attento, perché noi siamo in un paese stranissimo. Il politico è terrorizzato dal consenso che ha avuto Grillo. Cioè da un voto di protesta, capisci? Quindi è terrorizzato comunque. È quello che diceva Daniela, no? È la stessa cosa, quando il cittadino, no, non dà più la fiducia al politico, cioè il politico, cioè. Allora, per dare una risposta a te, ma anche in parte a Gian Pietro, io ho precisato che il problema della democrazia partecipativa è un problema di volontà politica, che va bene al cittadino, ma va bene anche al partito, va bene anche all'organizzazione di qualunque genere essa sia. Cioè il problema di stimolare la partecipazione, il coinvolgimento nei processi di analisi e di decisione, tutti coloro che poi godranno dei benefici di questo, è determinante, è importante. Lo abbiamo fatto per moltissimi anni nelle aziende, Franco. La scuola di Elton Maio del 1936 diceva sostanzialmente questo: devi coinvolgere la gente che lavora, perché la gente che lavora ti dà idee, e questa è un'assunzione verissima.
che non cambia, va bene per l'operaio che lavora, per l'impiegato, il dirigente, ma va bene anche per il cittadino, va bene anche per le associazioni. Noi continuiamo a parlare, volevo dare una risposta in diretta a Gilmo, il cittadino chi è? Allora, il cittadino siamo tutti noi, che abbiamo organizzazioni di tipo diverso a cui partecipiamo. Allora, io partecipo a un coordinamento di associazioni, sono iscritto a un partito, partecipo a queste, come dire, cenacoli, bisogna chiamarli cenacoli, cenacoli culturali. Di rappresentante giuridica. No, qui sbagli, guarda, tu purtroppo hai lavorato tanti anni in comune bene, però ti porti dietro questa esperienza. Io sono una persona che faccio parte, ma lo so, ti voglio dire una cosa, io sono una persona, sono un cittadino e come tale ho diritti. Chiuso. Di questo non si discute. Sto dicendo una cosa diversa. Va bene, allora dopo me la spieghi meglio perché non l'ho capita. Aspetta che volevo dare... Allora, le sanzioni... E dopo che... L'altra domanda qual era? Le resistenze. Ah! Sì, no, questo rispondiamo anche a te. La resistenza. Perché, ragazzi... Tu non puoi farmi se domande, Franco. No. Dopo aver lavorato 30-40 anni in azienda, le resistenze al cambiamento sono naturali. Esatto. Allora, il problema dove sta? Allora, a me i giapponesi hanno insegnato una cosa. Che io sono rimasto stupefatto, non ci avrei mai pensato, io che sono veneziano che vado in barca, allora sto grande luminare dell'organizzazione, no? mi dice, è in una barca, la sua azienda è una barca e tutti vogano in una direzione, no? Ci sono quelli che vogano di più, quelli che vogano un po' di meno, quelli che si vogano, guardano, no? E poi ce n'è uno in acqua attaccato alla corda. Tutti noi al seminario abbiamo detto tagliamo la corda, no? No, perché dobbiamo avere l'obiettivo di tirare su anche quello a vogare, perché tutti insieme dobbiamo vogare nella stessa direzione. Allora, questa sarà frutto della saggezza millenaria giapponese, non lo so, però ha una sacrosanta verità. Noi andiamo per esclusione, loro vanno per inclusione. La democrazia partecipativa ha come spirito quello dell'inclusione. Tutti, possibilmente, devono partecipare. Perché a margine o sconfitti politicamente. Diciamo, proviamo a vedere se mettendo dei paletti validi per tutti, in cui se devo prendere una decisione, anziché prenderla semplicemente, la prende l'organismo che sia la giunta, il sindaco da solo quando va a New York, eccetera, e poi comunicando a tutta la popolazione, gli diciamo guarda che tu ti devi impegnare perché io ho una carta del comune che mi dice che devi fare così, così, così. Proviamo a farlo, cioè proviamo a far sì che questa decisione la prendi con... istruendo la pratica insieme ai cittadini, ci sarà un gruppo più limitato veramente insieme, sul, non so, sul Senato, ci sarà un coordinamento di associazioni che esprime delle idee, poi queste idee dovranno essere discusse con i cittadini in assemblee libere in cui ci sono dei facilitatori, si raccolgono tutti i pareri, alla fine si vede quali sono quelli prevalenti, gli si consegnano chi deve prendere la decisione, questo fa una bozza di decisione, la ridiscute con i cittadini e con le associazioni, cioè c'è il cittadino singolo, qui Gilberto ha ragione, ognuno di noi deve contare in quanto cittadino, in quanto uomo o donna che vuole decidere sulla società, sulle decisioni. E anche il cittadino organizzato nelle associazioni che sono quelle con i legittimi interessi dei cittadini, sono le grandi, la MSC Crociere, il Consorzio Venezia Nord, cioè ognuno... Proviamo a fare una simulazione, su Venezia. Mettiamo che abbiamo questi due livelli, no? Almeno due ne abbiamo, sempre ne abbiamo anche tre forse, ma due sicuramente sono rilevanti nella formazione della volontà. Cittadini, l'altra volta discutevamo qui, di Venezia è diventata una fabbrica. Cioè dove in realtà non è più il cittadino in qualche modo che ha un potere prevalente, c'è una dimensione cittadina ma c'è una dimensione corporativa di interesse economico tale per cui per esempio un borghello viene qui e ci dice quando noi consultiamo le categorie economiche, allora per esempio la democrazia partecipativa, questa sfera come sta rispetto per esempio ai fenomeni di negoziazione e scambio politico?
che sono in atto quotidianamente tra istituzioni e categorie economiche? Questo è il punto, cioè che la democrazia partecipativa dovrebbe superare questo, nel senso cioè che dovrebbe assorbire, cioè dovrebbe riuscire a portare dentro la dinamica corporativa. Piazza, invece che quelle trattative che vengono dietro, che vengano pubblicamente. C'è un livello che mi pare chiarissimo, è dire, laddove i micro conflitti spesso producono, voglio dire, degli effetti di dissipazione energetica sociale molto importanti, l'idea di lavorare su tecniche di produzione del consenso ottimizza e quindi riduce anche in una società complessa la difficoltà di arrivare alla decisione. Questo mi è chiarissimo. Il problema è se accanto a questo però tu hai un potere rilevante, preponderante, come è al caso di Venezia, applicato a Venezia. Sì, ma anche e quindi allora la democrazia partecipativa cos'è? Un contropotere rispetto a questo potere economico organizzato? No. O è una, veramente un'alternativa che riesce in qualche modo, come diresti, dici cioè, tu, nell'idealità a persuadere le categorie economiche le categorie a stare nel processo partecipativo e a dissolversi in una dimensione cittadina? Scusa, Luana, che cosa dà che una risposta? Domanda banale, cosa vieta alle categorie di organizzare attraverso lo strumento la medesima forma partecipativa? Bisogna domandare io a loro. No, ma cosa vieta? Cioè voglio dire, ci sono delle contraddizioni. C'erano i 40 con i quali io ho sempre litigato. Adesso no, voglio dire, Trinzanato perché non può organizzare 2000 persone, è innamorata. Perché non può farla? Allora scusa che devo dare la risposta a lui. Beh, il rischio è quello, però insomma dopo. Allora, tu parlavi del bilancio. Allora, ragazzi, questa cosa è partita dalle donne e dal loro. Facciamo parlare una delle fondatrici. No, vabbè, ma che io posso parlare anche dopo. Tu Luana parla quanto vuoi. Ma credo che la democrazia partecipativa sia un po' una scommessa e vi faccio notare una cosa che in questo scambio questa sera mi è molto chiara. Noi parliamo dei cittadini e dei nostri rappresentanti come se fossero delle fazioni opposte, quando invece dovremmo pensare che i nostri rappresentanti sono forse prima di tutto dei cittadini. Perciò questa cosa è veramente, pensate a dove siamo arrivati, perché poi il sentimento è quello di fatto che ci sentiamo contrapporre, di fatto c'è chi ci rappresenta da una parte e poi noi che andiamo a protestare sulle scelte eccetera che non condividiamo ed è giusto. E questo la democrazia partecipativa forse ci fa scommettere su una cosa che diceva poi Mario, sul fatto che o abbiamo voglia di partecipare anche cambiando metodo. Il problema, secondo me, da quel poche esperienze che ho avuto di partecipazione, è che è una gran fatica però. Perché io sono andata a San Giobbe, sono andata con altri, non adesso parlo, no. Ho partecipato a una parte del percorso del Lido. Io ero stremata, sempre, dicevo cavoli, però che fatica, che se meglio me con i bandiere a fare è più divertente, cioè, scusate, ma sono molto onesta, no, si ottiene non di più, no. Però forse è più divertente quando si va a fare le proteste, ecco, adesso sto ovviamente anche così, un po'. Sorridendo su questo, ecco, allora, abbiamo davvero voglia di partecipare, di impegnarsi in questo, e poi ovviamente il discorso politico che si diceva, la volontà politica, proviamo a immaginare che davvero i nostri amministratori vogliano davvero applicare questo e aprire i cittadini, questo sicuramente. Dopo ti rispondo io su questo, per rispondere a lui sul bilancio. Allora, quando si parla di democrazia partecipativa, molto spesso in tutti i comuni dove hanno adottato questo tipo di approccio, lo hanno adottato nella formulazione del bilancio comunale. In una slide che abbiamo presentato prima si vedeva come questa prassi di analisi del bilancio attraverso il coinvolgimento della città dura 4-6 mesi.
perché è un bilancio che dura un anno ma ha una proiezione triennale e quindi il coinvolgimento è indispensabile perché riguarda lo sviluppo del territorio. Ecco, qui le metodologie, voglio dare una risposta indiretta a lui, siccome durano nel tempo non perché sono lunghe, ma perché il processo di coinvolgimento di tutti gli attori sociali non può essere, come dire, semplicistico. Io devo avere la garanzia di aver coinvolto tutti i soggetti sociali che possono dare un contributo all'analisi e alla definizione del bilancio comunale. Ecco che questo processo dura 6 mesi, non è casuale questo fatto, anche se poi all'interno vengono esaminati soltanto settori, no? Molto importanti nel bilancio, perché insomma le spese di cancelleria non le posso esaminare con i cittadini, le possono esaminare dalla burocrazia, no? Dalla burocrazia. Ecco, e questa è la risposta. Se... lo statuto, non voglio sapere, lo statuto poi come cosa prevede riguardo a... controllo alla... No, non c'è un tema specifico, allora, no? Appunto, per questo mi era, no. Era un vuoto. No, ma nel senso che il bilancio lo puoi prendere come una materia, puoi decidere se tu se c'era l'iniziativa dell'amministrazione che dice facciamo il bilancio partecipato, ma se sono i cittadini a volerlo sollecitare, o puoi dire faccio come delibera di iniziativa popolare, o come istruttore. No, magari non è possibile il bilancio. Faccio una delibera in cui dico si deve fare l'istruttoria partecipata sul bilancio, oppure faccio l'istruttoria partecipata, mentre le materie di bilancio sono escluse dal statuto, dal referendum. Il bilancio è già avvenuto, quello non puoi, invece il progetto di bilancio, ti passo l'ipotesi, se per le prossime campagne elettorali tra un anno e mezzo noi, no, non noi, un gruppettino, perché poi c'è anche però la stampa che di queste robe, i giornali, fino a che non c'è grande conflitto, la cosa si interessano poco, invece queste, vabbè, però è il solito problema, ma se si riuscisse a porre in compagno della regione, diteci se il prossimo bilancio volete fare in modo partecipativo, che non significa le tre, gli diamo un esempio, il town meeting si fa così, 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 possiamo andare nelle municipalità con questo numero di riunioni, con i legislatori, insomma gli si fa uno schema. E poi questi dicono no, oppure dicono sì qualcuno, perché magari cioè, bisogna lavorare su questo. Ma gli altri dicono sì, già qualcosa. Aspetta che devo dare una risposta a Giampietro. Non mi ricordo più, aspetta un attimo. Cioè gli interessi e... la persuasione, cioè questa idea che qua si può persuadere. Questa cosa che... Il problema non è della persuasione. Qui la persuasione non c'entra. Non c'entra per niente, io non devo persuadere nessuno, perché quando si fanno queste analisi, no? In termini di partecipazione democratica, tu devi avere tutti gli elementi necessari per poter decidere in una direzione piuttosto che in un'altra. Non esiste che viene lì uno e dice vogliamo fare questo, no, assolutamente. E a San Giobbe, la Luana lo ricorda, ma noi abbiamo scritto una lettera di fuoco per come si sono presentati a San Giobbe a fare partecipazione democratica. Sono venuti lì con disegni superati, sono venuti lì e ci hanno nascosto delle cose che poi abbiamo scoperto. Hai capito? Cioè, il problema della persuasione non esiste, esiste il problema dell'analisi del problema con tutti gli elementi che ti consentono di prendere delle decisioni. Basta. Quindi non è un problema. No, io dicevo di persuadere ad aprire in qualche modo, cioè che attraverso quello che dicevo io, dimostrando per esempio con l'arsenale che funziona, no? Uno con quel caso lì dovrebbe persuadere i politici nella prossima campagna elettorale a assumersi delle responsabilità, che nella prossima consigliatura le pratiche di democrazia partecipativa saranno effettivamente attuate. Non capiscono. Perché sennò il problema è lo stesso del programma. Anche adesso c'è il programma. Certo. Io dichiaro 5.000 alloggi di housing sociale, no? E poi dopodiché non li faccio. E adesso torno al 2015 e ti ridico, cari cittadini anziani, faremo 5.000 alloggi, 5.500 alloggi, sì, aumentiamo poche. Ecco. Cosa tu dici? E mi impegno.
che la delibera per fare questa cosa o un'altra la faccio con questo riferimento che mi dice il regolamento dello studio di modo partecipato, e dopodiché ci sarà un sito web, ci sarà la gente che gli fa notare che il politico ha immediatamente non portato avanti la cosa che ha detto, lo si sputa, cioè vuol dire non è che si elimina né il conflitto né i rapporti in porta né la capacità, cioè costruisce una strumentazione di controllo sociale di, esatto, infatti quando io incontro il sindaco e gli dico si ricorda cosa ha scritto nel programma elettorale, che io glielo faccio vedere, no? Parla di partecipazione democratica, parla di porre al centro dell'attenzione dell'azione amministrativa il cittadino. E allora dico, qui dove siamo? Quando nel 2010, luglio del 2010, gli ho fatto 3 domande sulla partecipazione democratica, mi ha risposto come professore, che ho registrato puntualmente, e ho detto grazie, non avevo bisogno di una lezione amministrativista. Questa di diretta discendenza, ma che vogliono partecipare in qualche modo all'attività di quella che chiamiamo istituzione locale, o come volete definire, il comune nel nostro caso. Allora, fatto salvo che nulla si inventa, per esempio nei piccoli comuni, già nel 700 e nello Stato Veneto la cosa era consuetudine. Il bilancio ordinario del comune veniva, non parla di questo, veniva comunemente discusso dall'assemblea comunale. Questa è una cosa, lo basta studiare le cose, chi ha studiato magari queste cose.